soggetti non identificati, soggetto triangolare che viene giù pian pianino, lento, 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 eccolo qua. La freccia qua, guardate questo che evoluzione fa. Cioè, ma è una cosa molto grossa, vedete questo qua? Esaminato fotogramma per fotogramma scoperto, ho ripreso senza volere quattro cose un po' strane che secondo me sono degli oggetti non identificati e appunto io volevo farveli vedere perché secondo me io ho sempre creduto agli esseri extraterrestri io penso veramente che qualcosa ci sia e penso che presto arriveranno anche qua da noi, ecco. Allora, io per ogni video, cioè per ogni ho fatto, sono riuscita a prendere quattro video. Di cui vi ho messo, cioè è ingrandito perché ve l'ho già messo in maniera ingrandita in modo che vediate bene l'oggetto in questione e vi ho messo una freccia vicino per vedere appunto da dove parte l'oggetto, ok? Allora c'è la parte iniziale che è a velocità normale e poi nella seconda sequenza è a rallentatore, così ve lo faccio vedere, andremo a commentarli insieme e vediamo un attimo, insomma, spero che, insomma, che vi piacciono, insomma, ok? Allora, andremo a vedere insieme questi super video. Allora, siete pronti? Ok, adesso parto con il primo e poi successivamente ve li spiegherò, vi farò vedere insomma cosa si vedrà. Allora ragazzi, nel primo video, ora lo farò partire, dove ci sia questa freccia, vediamo come, ecco, questo oggetto triangolare, lo vedete, che passa, che fa, adesso lo vedete velocizzato. Questo oggetto triangolare che passa lo schermo, lo vedete appunto anche qua sotto, come va veloce prima e poi potete vedere, ecco, al rallentatore lo possiamo vedere come la forma che ha questo oggetto è triangolare, scura, ma vediamo soprattutto la velocità che ha. Ecco, velocità normale, vedete? È una velocità impressionante, quindi possiamo vedere appunto come, vedete, come va veloce e la forma che ha questo oggetto è veramente fantastica. Io, cioè, l'ho messo anche in zoom perché così lo vedete meglio, perché l'avevo visto in una parte così piccola, però ho deciso di zoomarlo per vederlo appunto meglio, anche la forma, cioè vedete come va veloce e adesso al rallentatore è una cosa fantastica, io direi super super fantastica. Ecco, e adesso andiamo a vedere pure l'altro video. Allora, vediamo. Ecco, andiamo a vedere l'altro video. Eccoci qua. Qua
abbiamo l'altro video dove vedete la freccia qua. Adesso io lo farò partire. Vedete? Vedete come viene giù pian pianino, lento, lento, lento. Eccolo qua. Lo vedete? Seguite il mio dito. Adesso c'è velocità normale e è rallentata. Lo potete vedere, vedete come scende. Seguite il mio dito. Eccolo qua. Lo potete vedere come scende. Adesso vediamo a velocità normale la velocità con cui va adesso al rallentatore. Vedete? Scende da qua e va super basso qua, 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 qua. Lo vedete? Eccolo qua. Va proprio... E questo è fantastico perché vedete la velocità con cui scende, fa questa perpendicolare, vedete? La velocità in cui perpendicolarmente scende. Eccolo qua. Questo è fantastico, io... Questo video è super fantastico, vedete, ve lo lascio guardare, vedete come scende piano piano, cioè ho fatto prima la parte veloce, poi al rallentatore, vedete, come potete vedere come scende, è fantastico, questo video è fantastico, cioè ha attraversato la nuvola in una maniera così veloce che è pazzesco, cioè è pazzesco veramente. Ma andiamo a vedere appunto il nostro prossimo video. Eccoci qua. E adesso, allora, potete vedere dalla freccia qua, guardate questo che evoluzione fa, cioè, ma guardate, parte da qua e poi esci dalla nuvola qua sopra, vedete? Adesso sta uscendo, eccolo qua, esci dalla nuvola qua sopra e poi fa una curva e viene via per qua, cioè guardate l'evoluzione, adesso guardatelo velocemente, adesso che parte la sezione veloce, guardate, cioè è pazzesco questo video, guardate l'evoluzione che fa, è una cosa straordinaria, cioè parte da qua e adesso esce qua dalla nuvola, cioè si è andato a nascondere e adesso esce, vedete? No, è fantastico, cioè guardate l'evoluzione ad allentatore, questo secondo me è il più bel, come si dice? È il più bel video che ho potuto tirare giù perché si vede proprio l'evoluzione che fa ed è una cosa stupenda, cioè guardate come, cioè allora quando passa la nuvola qua che prima è scuro e poi esce ed è chiaro, ma va su e dopo va via per qua, cioè è fantastico, cioè io voglio dire, cioè è bellissimo questo qua, guardate come va veloce, cioè io penso che ce ne siano a miliardi di quelli, solo che doveste anche voi provare a mettere il telefono appunto così e registrare, non so, una mezz'oretta di video e poi guardare fotogramma per fotogramma, perché sicuramente vedete, guardate, vedete, potete vedere tante cose, cioè ecco, guardate adesso che parte, cioè è fantastico, cioè guardate che no, non è un insetto, perché era proprio che va a nascondersi dietro la nuvola, vedete, eccolo qua, no, questo è fantastico, è bellissimo, adesso che sta salendo, vedete, eccolo qua, sale e fa la curva a sinistra, no, fantastico, direi a dir poco strepitoso. Andiamo a vedere l'ultimo video. Allora, l'ultimo video in questione
È una cosa molto grossa, vedete? Questo qua è più grande degli altri che erano piccolini. Questi qua, vedete? Guardate che roba, guardatelo. Cioè, ve lo metto così. Guardate come scende. Cioè, questo è grosso, eh? Cioè, io ve lo voglio dire. Questo qua è veramente. Secondo me è molto più grande rispetto agli altri. Guardate. Eccolo qua. Questo qua è veramente grande. Da come si può vedere, ma come va veloce, cioè va velocissimo. È una velocità impressionante. Vedete? Adesso è a rallentatore, ma la velocità adesso, guardate. Impressionante, eh? È fantastico, bellissimo, non c'è che dire, fantastico, è proprio bello. Questo qua non l'avevo visto inizialmente perché avevo ripreso gli altri tre che vi ho mostrato prima. Questo qua l'ho riguardato un secondo momento e ho visto appunto questo oggetto enorme, perché questo è enorme, ragazzi, è più grande dell'altro e viaggiano ad una velocità pazzesca. Io ho fatto caso però quando loro si fanno vedere adesso. Allora, comunque abbiamo visto, ecco, insomma, quanto è bello grande questo qua. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Però se tu